Agrigento al Circolo Empedocleo, assegnata la 22esima edizione del premio Teleacras. Punto fermo Giovanni Miciche. Video e dettagli. Il servizio di Maria Grazia Castellana. Come lo era Giovanni, un amante di Agrigento. In un'atmosfera di grande eleganza si è svolta al Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento la cerimonia per il conferimento del 22esimo premio Teleacras Punto Fermo Giovanni Miciche 2022. La conduzione scorrevole e sintetica di Mario Gazziano, ideatore e curatore insieme ad Aurelio Patti dello storico programma di Teleacras, ha dato ritmo e sintesi alla intera manifestazione. Così la cerimonia del premio 2022 si è aperta con un veloce saluto dell'editrice Enza Pecorelli e ha preso l'avvio festoso col bel canto del soprano Caterina Pistone, con al piano una ispirata Isabella Di Salvo. Musica ed eleganza ad incorniciare il valore dei premiati. Dai titolari dell'Osteria dei Folli, premiati per la gastronomia specialistica, eleganti e simpatici, all'emozionatissimo Giuseppe Adamo, premiato per la promozione culturale attuata da presidente del Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento. Coinvolgente, secondo il suo stile, la bravissima Simona Carisi, premio per la comunicazione sociale sanitaria. Elegantemente eloquente, l'avvocato Vincenza Gazziano, prima donna in Italia per essere eletta presidente dell'ordine, premiata per diritto e legalità. E ancora, misurato e preziosissimo per le comunicazioni, Antonio Garufo, direttore di medicina nucleare, per cui ha ricevuto l'importante premio. E Diego Romeo, decano del giornalismo, a cui è stato assegnato il premio per la sua attività di autore e regista TV, preciso e lapidario come sempre. Una grande festa di e per le eccellenze del nostro territorio regionale. E poi premio all'azienda Geva dei Fratelli Vita, per azienda agroalimentare presente in tutto il mondo. E ancora premio per Gabriele Moncada, a cui è stata assegnata la prestigiosa targa Marco Patti per l'azione di solidarietà for Ucraina. E al giovane Marco Gallo, che ha guidato la missione umanitaria, premiato per la sua attività di promotore TV del territorio. Insomma, un'emersione di qualità e di valori. Per il giornalismo, premio a David Alan Schifo, freelance, di robusta caratura. E a Carolina De Paoli, per promozione culturale e sociale, premio ritirato dal coautore Aurelio Patti, che ne ha esaltato le qualità di manager e di presidente dell'ANDE. Un grande momento e commovente per il premio allo scienziato Khalil Fattouch, luminare della cardiochirurgia a livello internazionale, che, per la sua appassionata attività di cardiochirurgo, ha ricevuto il prestigioso premio. A tutti è stato consegnato il prezioso piatto di ceramica d'arte di Ceramiche Simone di Agrigento. Un saluto conclusivo delle editrici Enza Pecorelli e Giuliana Miciche. Una manifestazione televisiva che ha voluto stigmatizzare negativamente anche la folle normativa che punta ad eliminare le emittenti televisive territoriali, che sono esse stesse la più grande eccellenza del territorio siciliano, essendo l'informazione televisiva territoriale identità e libertà. Ci hai raccontato questa sera. Poi io voglio